the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. Ehi ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E io sono Steph. E che oggi giocheremo a The Sims 4. E andiamo subito a salutare i nostri tre eroi del giorno, che per oggi sono Super Jolly, Salvatore e Siria. Ciao ragazzi. Grazie mille per la condivisione. E iniziamo subito con The Sims, okay. Perché come vi avevamo già preannunciato, oggi li porteremo tutti in discoteca. Woohoo! Ma saranno c'è prima di più a ballare. No, 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 allora, devono ballare loro, non puoi ballare tu. No, mi avevi promesso che potevo ballare in questo episodio e io ballerò. Come una iena pazza, mi attacco sui muri, faccio Spider-Man e ballo. Io ti mando via. Te lo dico, uno scienziato deve avere un certo decoro, un certo comportamento, un certo atteggiamento. Sono un signorino adesso. Serio. Le posso porgere una domanda? La smetti? Cosa andremo a fare oggi? Esatto, fammi continuare la mia intro, okay. Perché oggi sarà anche la giornata di Federico, perché prima di tutto lo andremo a osservare nel suo lavoro di agente segreto che, come avevamo già detto, è stato il più votato. Ok. Ma c'è di più, ragazzi, perché ci avete fatto notare che ogni volta che Federico si avvicina a Giulia diventa flirtante, quindi noi ci abbiamo parlato e ci ha confessato di avere una sorta di interesse verso Giulia. Quindi noi, da bravi scienziati quali siamo, cercheremo di far succedere qualcosa tra di loro in discoteca. Questa cosa non è da scienziati, è da strano amore. Vorrei chiarire subito che cosa è un insulto agli scienziati. È da beautiful. No, 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 allora, perché tu come scienziato non è che puoi studiare solo i comportamenti seri di una persona, devi studiare anche le relazioni personali e tutte queste cose. Ci sono persone che fanno studi davvero, quindi non denigrare il lavoro di chi vuole prendere un qualcosa seriamente, cioè io, ok? Sì, in ogni caso cercheremo di aiutarlo a provarci in discoteca con Giulia. Chissà se ce la fa, io penso di no. Io ti fo per loro, però mi ti piace? Li vedo bene assieme, perché comunque Giulia e Federico mi sembrano abbastanza simili. Stavo pensando carattere. Adesso che un po' siamo noi, però poi ho fatto finta di nulla. In effetti dica... È raccapricciante sta cosa, abbiamo creato noi due nei Sim che sono le cavie, è terribile. In effetti rispecchiano molto i nostri caratteri, sì, però i nostri caratteri reali. Facciamo finta di nulla. Quindi vedi, dimostra che la relazione può funzionare, giusto? No, ti odio. Ed eccoci al lavoro con Federico finalmente. E voi direte, ma cosa ci fa qui un agente segreto? È una normale libreria, ci sono anche due persone che leggono libri, cosa c'è di strano? Un po' piccola però è normale, sì. Come facciamo ad andare al lavoro, scusami? C'è una porta segreta, perché ovviamente, vedi, anche loro sono agenti segreti. E come qualsiasi bravo agente che si rispetti, ovviamente il posto deve essere nascosto. Non puoi fare capito le cose che certo, tutti le certo. vedono. Altrimenti che agente segreto è, scusa? Infatti, cioè da fuori sembra proprio un posto normalissimo. Una libreria normale, un po' brutta. Molto brutta. Una libreria normale, nessuno potrebbe sospettare di un posto del genere. Vai di sotto. Ok. Vai di sotto e guardate cosa tutto c'è. Il quartier generale. Aspetta. Cosa? Steph! Sei una spia! Ma Steph c'è in ogni episodio ormai. Egocentrico. Io volevo semplicemente dire che era il quartier generale degli agenti segreti. E Steph, vabbè, Steph è ovunque, ormai ci perseguita in tutti gli episodi. E guardate che bello, ragazzi, guardate tutte le mappe, hanno il controllo mondiale. È fighissimo! Bellissimo. Guarda che figata, mettilo subito al lavoro. Allora, dobbiamo esplorare i database dei servizi segreti. Okay? Quindi sicuramente il PC, guarda, c'è una postazione libera. Ma che figata, sembra tipo degli alieni. Bello. Esatto, è bellissimo. Ok, esploriamo i database. Oddio, poi ci dobbiamo allenare e fare il proprio esercizio fisico, perché in effetti una spia deve fare anche sì, le missioni. Ma poi hai notato che quasi in tutti i posti di lavoro c'è anche la palestra, ma magari fosse così sempre. Vabbè, comunque in questo lavoro ci sta, perché giustamente poi per fare le missioni devi essere esatto. ben allenato. Diventerà più muscoloso di Riccardo, potrebbe nascere un problema tra loro due. Io te dici lo una sfida chi ha più muscoli. Esatto, anche perché Riccardo non si sta allenando molto in questo periodo. È un po' fiacco. Esatto, l'ho notato che è diventato un po' fiacco, quindi potrebbe diventare geloso di Federico. Io non vorrei dire, ma inizio a dire quello che potrebbe succedere. Io mi stavo chiedendo una cosa, ma perché mentre loro lavorano guardano i film cinesi o non giapponesi? Non è un film, sono i filmati delle persone che spiano. No, è un film. No, sono i film. È un film, guarda.
Vedi che è un film? No, vedi, questa è una persona che hanno ucciso. No, si è trasformato in lupo, ecco, mannaro, un film. Okay. Come si chiama quello del lupo mannaro, il telefilm? Teen Wolf. È quello. Stanno guardando Teen Wolf, però giapponese. Ok, facciamo fare qualcosa a Federico. Dai, che non può allora fare. Allora lo facciamo allenare in una di queste macchine. Ce lo vado, secondo me si spacca. Io lo voglio proprio vedere mentre si allena. Infatti è questo, lo andiamo a fare subito, perché sono curiosissima di vederlo alle prese con una macchina di allenamento. Ho un po' di paura. Secondo me ci casca. Vediamo? Casca per forza. Vediamolo. Guarda, okay. Guarda. Anche la tutina. Certo, altrimenti come fai? Guardalo. Oh. Sta guardando un po' il macchinario in modo storto. Vedi che lo guarda e dice: ma che è sta cosa? Sta già sudando, guarda. Neanche iniziato, poverino. Guarda le gocce di sudore, poverino. Si vede proprio che fuori allenamento. Guardalo. È già stanco. Dai Federico, ti devi allenare. Ce la puoi fare. Se vuoi conquistare Giulia, ti devi allenare sodo. Bravo. Dai, bravo. Forza. Questo è il giusto spirito. Ok. Guarda il sudore, io non ce la faccio. Nel giusto spirito, Giulia sarà tua se tu ti alleni. Non è vero, però almeno noi cerchiamo di promettergli cose belle. Stai immaginando se qualcuno ci prova oggi con Giulia in discoteca, vero? Sta provando. No, oh mio non Dio. Si fa così. No, Federico. No. Federico, calmati. Devi dare i pugni bene, devi proprio colpire qua. Non ci siamo. Federico, nel mento. Vabbè, cosa puoi pretendere? Non possiamo pretendere che sia già una persona allenata. Va bene. Noi, Federico, ti vogliamo bene lo stesso. Spero che non ci proverà nessuno con Giulia, perché avremo un problema. Guarda però, guarda, si sta arrabbiando. Ok, no, è tornato come sempre. La giornata a lavoro di Federico si è conclusa. Si è comportato bene. Anche lui ha notato che è contento del suo lavoro, vedi? Ci stanno dando delle belle soddisfazioni. Io non so perché l'hanno vestito così a lavoro. Ok che non si deve far notare, ma è terribile. Non lo so neanche io, non li ho messi io questi vestiti. Non mi spiego perché si è vestito in questo modo. Probabilmente dovrà già fare qualche missione importante e ha bisogno di questo tipo di abbigliamento. Hai ragione. Ma comunque è arrivato il momento più importante, perché adesso, dato che sono le 19, inizieremo a farli preparare per andare in discoteca. Tina è felicissima, è la più felice di tutti. Non vede l'ora, è fiduciosa perché pensa che la serata le andrà bene. Da che cosa la vestiamo? Da festa vestiamo... o formali? No, da festa. Da festa, li vestiamo tutti da festa. Ok. Guardala, prontissima per andare in discoteca. Che bellina, le sta bene, devo ammetterlo, lo so che mi picchia adesso. No, Tina comunque ha buon gusto, cioè passa le giornate a controllare i cataloghi di vestiti, ci manca solo che non si vesta bene. Esatto. Scusa. Poi abbiamo Beatrice. Sempre uguale. No, Beatrice ovviamente, cioè il suo stile, non criticarla. No, non la volevo criticare. Ok, Federico, mi raccomando, un bel vestito, perché per conquistare Giulia bisogna essere proprio belli. Facci vedere un po'. È sempre il solito, ragazzi, è sempre il solito. Non abbiamo speranze. Ti sembra che lui va in discoteca vestito così? Non ce la faremo mai. Abbiamo un problema grosso. Non ce la faremo mai. Okay, passiamo agli altri. Allora, vediamo Lia, facci vedere un po' cosa ci vuoi far Anche vedere. Anche da lei mi aspetto qualcosa di strano. Ecco, okay. Ma possono fare coppia loro due? Sì, la coppia no, ma mi sembra loro due sono perfetti assieme, però... No. Federico prova sentimenti per qualcun altro e noi dobbiamo rispettarli. Assolutamente sì. E vediamo Luca. Dai Luca, un bel abito. Guardalo, vedi, lui è pronto a ballare. So cool, eh? È già pronto per la serata. Ovviamente gli occhiali da sole in discoteca sono un must. Certo. Sono quelle cose che ti devi sempre mettere di notte, mi raccomando. Talk to me, it's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kissed me slowly and had me in your arms? If I could make you see. Inizia a ballare, Federico, un ballo da nerd. È bravissimo anche a ballare. Guarda Giulia è interessata. Guarda come lo guarda. Vedi, sì, gli ha fatto il pollicione, l'hai visto? L'hai visto? Perché ti dicevo, Giulia non mi sembra il tipo di persona che giudica
uno vestito come Federico. Cioè, io la vedo molto di mente aperta. Cioè, è un po' una nerd anche lei alla fine. Ci dovrebbe apprezzare. Guarda il tipo. Il tipo è schifato. Il tipo è totalmente schifato da Federico, poverino. Però Giulia è contenta. Facciamo una cosa. Secondo me Giulia, essendo un po' maschiaccio, un po' dura, va conquistata con delle battaglie. Quindi gli facciamo ballo. Fare una sfida di ballo con Federico. Che sfida improponibile. Attenzione. Guardali. Guardali. Ok. Guardali. Dai Federico, lei mi sembra contenta. Lei mi sembra contenta. Ok. Di cosa si sta lamentando? Cosa sta lamentando? Di qualcuno. Si spostano tutti. Ok, ci stanno lasciando lo spazio e per fare la battaglia. Qui tutti si spostano e ci sono due al centro che ballano. Guardali. Guardali. Okay. Dai Federico, ce la bello, puoi fare. Bella questa mossa, bravissimo. Federico col costume diventa un'altra persona. Io ti farei notare questo. Diventa scatenato. È impossessato. Eccola. È attenzione. È partita anche lei. Fanno anche gli stessi tipi di balli. Questo è amore, questo è amore. Sì, ci avevano visto bene. Chi ci segue ci aveva visto bene che tra di loro c'era qualcosa. C'è qualcosa, perché guardali come ballano affiatati. Io non voglio andare al loro matrimonio a vedere come ballano. Sono le 5:30 del mattino e sono tutti rientrati a casa. Io direi che è andata bene, che tra Federico e Giulia è iniziato a nascere qualcosa, perché l'ho vista molto interessata. Ha deciso di ricambiare il suo ballo e addirittura di ballare con lui. Sono felice, può essere l'inizio di una nuova storia, anzi della prima storia. Esatto. Perché le cavie non hanno ancora fatto bene amicizia, quindi se inizia a nascere qualcosa, per noi scienziati si può fare molto più interessante. Secondo me abbiamo fatto qualche piccolo passo in avanti. Esatto. Ma siamo ancora molto lontani. In ogni caso, nel prossimo episodio ci sarà una new entry, lo sai? Lo so, perché dal prossimo episodio entrerà nella casa una nuova cavia. Sarà esattamente una sorpresa, ragazzi. Spero che gli altri lo accetteranno. Non so se saranno felici, ma sarà una sorpresa per tutti. Beh ragazzi, il video finisce così. Se vi è piaciuto lasciateci un bel like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao.